Stasera continuo con la storia del calcio. Pensavo dicessi la storia del calcio. Allora, Caterino, dobbiamo chiarire una cosa, metto in pausa. Cosa? Stasera si parla della storia del calcio. Perché lei maliziosamente, la volta scorsa, io ho detto parliamo della storia del calcio, quindi maliziosamente ha pensato una parola che io non dico perché sono un signore. Comunque non dirò cazzo. Va bene, bene? Ok. Però dopo si mette i pagliacci ciccio ciacciacci. Allora, se si mette pagliacci ciccio ciacciacci, io mi sparo nelle pagliacci. Football history. Bravo. Ok. Volume 4, siamo arrivati quindi al volume 4. Oggi parliamo della nascita della FIGC per poi arrivare alla decodificazione del sistema WM. Mi starete dicendo cos'è il sistema WM? Ve lo spiego, calma. Allora, partiamo con la nascita della FIGC, ovvero la Federazione Italiana Gioco Calcio, la cui sede centrale si trova a Roma. Nel 1907, tecnicamente per evitare l'azione ostruzionistica determinata dal sistematico avanzamento dei difensori, viene apportata un'ulteriore modifica alla regola del fuorigioco. Tale cambiamento, con l'introduzione quindi del passaggio in profondità e l'inizio delle triangolazioni tra i vari reparti, porta a un maggiore respiro e a un maggiore spettacolo del gioco offensivo. Nel 1925 fu proposta, su proposta appunto della Federazione Scozzese, ovvero l'International Board, si porta da 3 a 2 il numero di giocatori utili per far scattare la regola del fuorigioco. Il vantaggio in fase offensiva porta alla nascita di nuovi sistemi di gioco, tra i quali il più famoso appunto è il WM. La WM è un sistema di gioco appunto in cui i giocatori sono schierati in una conformazione che appunto ricorda, partendo dalla difesa all'attacco, una W e una M. Altri sistemi famosi sono l'1-3-2-3-2 della grande Ungheria di Puskas e il 1-4-2-4 delle nazionali sudamericane. Oggi, se giochi con queste formazioni, ti fanno 8 gol qualunque squadra. Soprattutto quella del Brasile, appunto, dei fratelli Santos, che appunto giocavano con una formazione 1-4-2-4. Il grande Brasile degli anni 50 si ricorda giocatori forse tra i più noti, Santos, Garrincha e soprattutto il mitico Pelé, che vinse i campionati mondiali nel 1958, ma dominò anche gli anni successivi. Il calciatore che ha realizzato dal 1931 al 1955 il maggior numero di gol in assoluto fu Joseph Pican, con 1468 gol in 918 partite. L'Italia poi vince, dopo aver già vinto i mondiali del 34, anche i mondiali del 38. E il prevalere delle difese e la regola del fuorigioco portano al miglioramento tecnico-tattico dell'attacco e della difesa. Il sistema WM è stato messo in crisi poi dall'introduzione dei due attaccanti fissi. Per rinforzare la difesa quindi è stato modificato l'assetto in una WM, attraverso un sistema di gioco che affidava al libero, il giocatore appunto ruolo libero, il compito di coprire i compagni in difesa quando erano in difficoltà. Grandi giocatori in quest'epoca, tra gli anni 40, 50, fino arriviamo anche alle soglie degli anni 60, troviamo giocatori come Di Stefano, che vinse la Coppa America del 47 con l'Argentina, poi giocò pure con la nazionale spagnola. La sua carriera va dal 43 al 66, ovvero 23 anni, ma anche Garrincha, che fu campione del mondo con il Brasile nel 1958 e addirittura anche nel 62, quindi due volte campione del mondo. La sua carriera va dal 53 al 72, al 70. E poi arriviamo anche all'Italia con Gianni Rivera, il grande giocatore del Milan, che ha giocato una carriera molto abbastanza lunga, dal 58 al 79, e fu campione europeo con l'Italia nel primo e finora ultimo campionato europeo vinto dalla nazionale azzurra nel 1968. Appunto nel 68
gli europei si tenevano in Italia e l'Italia vinse 2-0 nella seconda finale, mentre la prima finale fu pareggiata 1-1 contro la Jugoslavia dopo i tempi supplementari. Ancora non esisteva, diciamo, la formula dei calci di rigore. E altri giocatori noti furono Eusebio, calciatore portoghese, ma anche Bobby Charlton, che giocò dal 54 al 76 e fu il campione del mondo con l'Inghilterra nel 66, unico finora campionato, e penso ancora per molti anni, campionato del mondo vinto dall'Inghilterra, anche questo giocato in Inghilterra. Puskas, che giocò nel mitico Real Madrid degli anni 50, fu anche uno dei maggiori giocatori della nazionale ungherese, poi anche della nazionale spagnola, essendo naturalizzato spagnolo. E concludo con dei piccoli cenni sulla Serie A, quindi facendo un passo indietro, in realtà tornando agli ultimissimi anni dell'Ottocento. La Serie A nasce nel 1898 con l'organizzazione del primo campionato ufficiale italiano. Il Genoa fu la squadra italiana più antica e anche più forte agli inizi della storia della Serie A. Fu fondata nel 1893 e il primo campionato nazionale di football fu vinto appunto dal Genoa. E il primo campionato che in realtà si chiuse in una giornata unica. Nel 1910 il girone diventa unico, abbiamo un girone unico con la vittoria della prima classificata, quindi si aggiungono molte più squadre e poi la denominazione ufficiale di Serie A avviene a partire dal campionato 1929-1930. Ci vediamo nella prossima puntata, in cui analizzeremo la storia del calcio, quindi dagli anni 60 fino a CR7.